Con Giuseppe Schillaci, regista del documentario Bosco Grande, alla Mostra del Cinema di Venezia, alle Giornate degli Autori, il 4 settembre 2024. Ben trovato. Ben trovato, Federico. Ciao a tutti. Cosa hai raccontato? La storia di Sergio, principalmente, di un quartiere invisibile. Sergio è un ex punk degli anni Ottanta che vive in questo quartiere al centro di Palermo, che però nessuno dei palermitani sa effettivamente che si chiama così, perché è un piccolo rione, sono quattro strade, e lui sta là, sempre a casa sua, nella sua casa atelier, un tatuatore, uno dei tatuatori storici di Palermo, si muove dall'interno dell'atelier, poltrona davanti il marciapiede, perché pesa quasi 300 kg e è sempre rimasto lì. Come nasce questo documentario? Io conoscevo le foto di Fabio Sgroi, che è un fotografo fermo che ha lavorato allora con Letizia Battaglia, con un libro con i primi lavori amatoriali negli anni Ottanta, quando era un chitarrista punk e quindi con la sua macchina fotografica cominciò a fare un po' i suoi amici, questa piccola scena provinciale, un po' del punk paletto, punk, skin, tutto si mischiava, tutti poi alla cultura underground alternativa e tutti legati fondamentalmente dalla musica oi, della musica punk, dallo ska, eccetera. E vedendo quelle foto ho chiesto a Fabio, ma che fanno oggi queste persone? E lui mi ha parlato di vari amici, troppo lui, naturalmente, che è dietro fotografo, e altri che sono andati via, quasi tutti, e poi di Sergio, che invece è rimasto sempre lì, perché ormai non si muove più da casa, ma che è un personaggio leggendario, conosciuto in tutta la città, un po' così, del sottobosco alternativo. Quindi siamo andati subito a casa sua, e da lì è nato subito un amore a prima vista. Io quando l'ho visto ho capito insomma che il film cominciava da questa suggestione delle fotografie, di questa scena punk anni Ottanta, in piena guerra di mafia, la grande calomba dell'eroina, e poi invece pian piano è diventato più un film su di lui, sulla sua condizione di obesità cronica, ma anche sulla sua personalità carismatica, autoironica, insomma era un punto di riferimento per tantissimi palermitani, e soprattutto nel quartiere, in questo quartiere appunto quasi invisibile, il Bosco Grande, dove lui accoglieva sempre tutti, dava consigli, faceva tatuaggi, insomma un punto di riferimento. Quindi da lì è nato questo film che appunto è durato poi quasi 5 anni in periodo di riprese, perché ogni volta che tornavo a Palermo andavo da lui, si girava, una volta sì, una volta no, quando volevamo insomma. E per cui poi il film si è concentrato su di lui e sui suoi amici, la sua famiglia, che lui a un certo punto, come succede ciclicamente, non si poteva più alzare dal letto, insomma aveva delle fasi un po' più oscure in cui non si alzava più, quindi è dovuto andare in ospedale a Cefalù, l'ho seguito a questa sua sfida, no? Per dimagrire e per combattere le dipendenze dal cibo, ma anche dall'alcol e dalle varie sostanze, per cui poi alla fine appunto è diventato un film anche sul cambiamento possibile, sull'immobilismo e il fatto di andare via dalla propria città, e quindi quasi un film sull'amicizia e sulla nostra relazione di complicità e di affetto. Che impressioni ne hai ricavato? Che esperienza è stata? È stata un'esperienza bellissima a livello umano, soprattutto perché appunto Sergio è una persona molto generosa, molto bella, luminosa paradossalmente, nonostante appunto le sue lati oscuri, e anche i suoi amici sono bellissime, pur vivendo appunto ai margini della società. Per bene, tra l'altro, Bosco Grande, queste quattro strade che appunto solo gli abitanti sanno che si chiamano così e che questo rione si chiama in questo modo, di fatto proprio a 2 passi dal centro bene della città, via Libertà. Per cui appunto era paradossale vedere queste persone che vivevano in una specie di sottobosco, ai margini anche della legalità, o comunque in modo molto informale, ecco, con grande relazione di amicizia e solidarietà di vicinato, a 2 passi dalla città borghese, in cui la gente un po' si ignora. C'era questo contrasto tra la città borghese per bene e queste quattro strade dove viveva Sergio e gli amici suoi, tra cui Billo, un venditore così diciamo informale, Mariella, la sua più grande amica, Fabrizio, il cantante di rockabilly abbastanza conosciuto in città. Tutte queste persone continuavano a vivere un po' come nella loro gioventù, come negli anni Ottanta, sono rimaste punk in una città che comunque ha un lato abbastanza oscuro, ma anche un lato molto vitalistico, molto, viene da dire, quasi punk, cioè di caotico, di vita alla giornata, ecco, di improvvisazione, giorno per giorno, ecco. Per cui Sergio rappresentava un po' il quartiere, rappresenta un po' la città, e questo spirito tragicomico di un certo carattere italiano anche nel cinema, nella letteratura, questa capacità di ridere delle proprie disgrazie e di sempre avere uno sberleffo, una capacità appunto di trasformare anche le situazioni più tragiche in commedia, in situazioni surrealiste quasi, comunque brillanti. Questo mi ha molto affascinato, quindi il film ha queste... a questi colori, comincia come una vera e propria commedia e poi man mano, vista anche la sua situazione di salute, si tinge di tinte un po' più nere, ecco.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più rispetto alla prossima distribuzione? Sul mio sito www.giuschillaci ci saranno sicuramente tutti gli appuntamenti e si comincia appunto la giornata degli autori di Venezia, Festival di Venezia, il 4 settembre. E poi ci sarà sicuramente questa proiezione a Roma, il Cinese, fine settembre, nell'ambito della rassegna da Venezia a Roma. Poi una prima a Palermo, che già è stata concordata all'interno del festival L'Efebo d'Oro. Poi altre date sono da concordare, anche col distributore, stiamo un po' organizzando la tournée. Il film comunque è di produzione francese e andrà in onda France Télévision, che sarebbe la TV pubblica francese, a fine anno, dicembre. Il documentario Bosco Grande, alla Mostra del Cinema di Venezia, le giornate degli autori, mercoledì 4 settembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Giuseppe Schillaci. A presto! Grazie Federico, grazie a tutti. Ciao!